a vedere la classifica e poi gli impegni del Napoli da qui a fine febbraio. Sarà un autentico tour de force. La classifica per il momento dice che Napoli resta terzo perché anche la Fiorentina ha perso. Il distacco dalla Roma è invariato solo perché la Roma non ha giocato con il Parma. La partita è stata rinviata, ma il rischio concreto è che la Roma sia poi a più 9 sul Napoli, vincendo quella con il Parma. Fa pensare come oramai il Napoli deve ragionare in questo momento realisticamente solamente sulla possibilità di conservare il terzo posto, che vuol dire preliminari di Champions. Gli impegni del Napoli li andiamo a vedere subito con l'altra grafica che abbiamo preparato prima di tornare a Bergamo per le interviste. Gli impegni sono questi: mercoledì c'è Roma-Napoli, andata, semifinale Coppa Italia, poi c'è il Milan sabato al San Paolo, poi il match di ritorno sempre al San Paolo con la Roma mercoledì della prossima settimana, poi si andrà a giocare a Reggio Emilia, campo di casa del Sassuolo, domenica 16, poi si andrà in Galles per giocare con lo Swansea, poi il lunedì successivo al San Paolo e il giovedì successivo al San Paolo, Genoa e Swansea per chiudere questo mese di febbraio ricco di partite. Speriamo che ce la faccia con l'organico ridotto che ha in questo momento il Napoli a tenere botta sui tre fronti. Andiamo ora di nuovo a Bergamo e partiamo da questa intervista con Pepe Reina. L'errore tuo, l'errore di Gemay, l'errore di Hiller, però io più che agli errori guarderei a questi inizi di giorni di ritorno e denota qualche segnale di stanchezza preoccupante, 2 punti in 3 partite non con squadre insuperabili. Cosa sta succedendo? No, il campionato si fa più forte e più forte. Oggi giornata in più, le squadre hanno gli obiettivi da complire, da cercare, e ogni partita è più difficile, specialmente fuori di casa. Però noi, ogni squadra, secondo me, ha questo processo di 3-4 partite che non fanno bene. Per noi è stata la prima volta che succede questa stazione. Quindi, come detto, dobbiamo lavorare in più, dobbiamo migliorare qualche errore che abbiamo fatto e guardare a fronte. Anche loro giocano, si può sbagliare, questo è calcio, anche per noi portieri, cioè nessuno va dietro da noi, quando si sbaglia si vede più, quindi mi sento male, mi sento responsabile oggi perché ho sbagliato, mi sento male per i miei compagni e la tifoseria, però come ho detto, tutti sbagliamo, tutti facciamo grande partita, quindi dobbiamo lavorare insieme, essere più concentrati che mai, e sicuro mercoledì, specialmente in difesa, io sono sicuro che andiamo a fare benissimo. Andiamo ad ascoltare Denis. La mia domanda è particolare, la risposta desta sicuramente molte perplessità sulle scelte passate del Napoli. Vediamo cosa ha detto Denis. C'era la possibilità di convincerti a restare a Napoli? No, no, perché no, è stata Napoli a no volermi Napoli, quindi sono loro che hanno deciso di farmi andare via. Quindi se Napoli ci provava a convincerti, tu restavi, lo spazio poi cercavi di guadagnarti. Sì, come ho fatto sempre, tutte le squadre che sono stato, nessuno mi ha regalato niente, ho cercato sempre di guadagnarmi il posto alla mia maniera. Enzo, poi ne parleremo stasera in A tutto campo, parleremo di questo e parleremo anche di quello che ci ha detto Benitez rispondendo a questa domanda. Andiamo a vedere Benitez cosa ha detto. Mister, la sensazione di una squadra un po' stanca, al di là della partita di oggi, anche quelle precedenti, la sensazione c'è, alcuni giocatori importanti che avevano trascinato il Napoli così bene in alto non sono in questo momento in grado di trascinare, stanno venendo fuori delle lacune. Ti chiedo, ma non avete pensato tu e la società di intervenire ad inizio gennaio e mettere 3-4 calciatori freschi pronti nella rosa per superare meglio questo mese di gennaio e l'intensissimo mese di febbraio che ci aspetta? Vedete cosa abbiamo fatto? Inizio. Giorginio è arrivato, adesso è arrivato Mulano, è arrivato Enrique e proviamo a utilizzare giocatori diversi per ogni partita. Non è una questione di se no l'abbiamo fatto o no, l'abbiamo fatto, è una questione di se abbiamo tempo, perché sono tante partite seguite che Enrique deve arrivare durante la prima partita. Così, una squadra che vince deve giocare partite di Coppa, partite adesso Europa League, subito, non possiamo dire che facciamo il mercato il 1 di gennaio. Il 1 di gennaio abbiamo provato a fare tanti acquisti, ma i giocatori che sono di massimo livello, qualcuno
nella sua squadra e non vuole cambiare squadra, non è che hanno, sono andati a un'altra squadra, no, hanno rimasto nella sua squadra perché sono contenti. Noi abbiamo fatto, credo, un buon mercato per equilibrare la rosa, ma se abbiamo una partita a mercoledì non è un problema del mercato, è un problema che abbiamo vinto.